Bastava un pareggio a Ravenna per accedere alle semifinali della Pool Scudetto e pareggio è stato. Giallorossi che hanno dato vita ad una partita combattutissima col Gavorrano, subito pericoloso col destro di Lombardi di poco a lato e poi a segno con Moscati. Rete annullata per una dubbia posizione di offside del centravanti toscano. Un Gavorrano che fa le prove generali del gol con Lombardi, murato da Venturi, prima di coglierlo al 32esimo con Rubecchini. Gran sinistro al fulmicotone e Venturi è battuto. Ospiti vicini al raddoppio, con Venturi ancora super per rintuzzare su Moscati. Il classico brivido che dà la sveglia a Ravenna. Nella ripresa è Broso a trovare sulla sua strada salvalaggio, prima dell'espulsione di Marianeschi. Fallaccio su Luzzi al 57esimo e rosso diretto per lui. Il Ravenna allora ci crede. Selleri sollecita su punizione i riflessi del giovane portiere toscano, che si salva anche grazie alla traversa. Ambrogetti ci prova dal limite, ma Salvalaggio gli dice ancora di no, fino all'82esimo, quando Ambrogetti pesca Broso liberissimo di impattare i conti sull'1-1 con un colpo di testa che non ammette repliche. Nel finale, il generoso assalto del Gavorrano per poco non produce il gol della qualificazione con lo scatenato Lombardi, ma il punteggio non si schioda più dall'1-1 e alla Ravenna va benissimo così.